Ebbene, se dico oggi convintamente che dobbiamo essere al loro fianco, con la loro stessa voglia di battersi, per e con la resistenza iraniana, è perché credo fermamente nella loro possibilità di riuscita, nella nostra possibilità di riuscita. È grazie alla forza, al coraggio e alla determinazione di queste donne che sono certa che un giorno anche in Iran l'uguaglianza tra donne e uomini sarà una realtà storica anche in quella parte del mondo. Ashraf 3, noi dobbiamo tutelare assolutamente, non possiamo più consentire in qualunque modo che accada quello che è capitato quasi un anno fa in territori comunque culturalmente europei verso i dissidenti iraniani. Quarto punto fondamentale, conseguenziale rispetto agli altri. Bisogna che la politica, che noi politici europei, occidentali, ci assumiamo anche un po' di coraggio anche noi, non possiamo soltanto delegare a voi, ad altri, a terzi, le battaglie per la libertà. Bisogna riconoscere, sancire, chiaramente dirlo fuori dai denti, anche se potrebbe apparire poco diplomatico. Il popolo iraniano ha la legittimità politica di ribellarsi e di rovesciare uno stato terrorista e uno stato canaglia come quello degli Ayatollah. Quindi un saluto cordiale a Madame Rajavi e a tutto il grande popolo libero dell'Iran che vuole essere libero, che la segue e combatte finalmente per la libertà. E dobbiamo essere razionalmente concreti, ma anche ragionevolmente ottimisti in questa campagna che ci unisce da tanti anni. Ma ci unisce, ci ha unito per lungo tempo e abbiamo un orizzonte che si avvicina, l'orizzonte del successo, perché l'Iran si sta dimostrando una realtà terroristica. Siamo in un delicatissimo momento storico, lo sappiamo. Delicatissimo ancora di più e ancora più tragico proprio a causa dell'Iran. Quante volte abbiamo detto che la testa è di questo serpente o di questo orrendo drago, ma drago forse si adatta anche ad altri paesi. Ma uno dei problemi fondamentali della gravità della situazione, dei disastri geopolitici che vediamo attorno a noi, sta proprio a Teheran. Ma occorre soprattutto riconoscere politicamente la resistenza iraniana come organizzazione, come movimento politico con il quale interloquire, perché se inserendo i Pasdaran nella lista delle organizzazioni criminali, indubbiamente si contribuisce al crollo del regime, noi una volta crollato quel regime dobbiamo già aver preparato l'alternativa a quel regime, e in questa alternativa e nella costruzione di questa alternativa la resistenza iraniana ci deve essere e come tale deve essere riconosciuta fin da subito. Quindi io penso che anche questo documento firmato quantomeno dalla maggioranza dei parlamentari debba essere usato. Grazie.